Qui alle mie spalle vedete c'è un harvester che sta, diciamo, allestendo alcuni tronchi schiantati da vaia. È una macchina un po' diversa da quelle che possiamo vedere sul resto della piana di Marcesina. È una sorta di grande muletto, ha un asse molto lungo, ruote indipendenti posteriori e una testa processore dove va a tagliare le singole piante. Oltre a tagliare queste piante sarà necessario, una volta allestite sul letto di caduta, provvedere al taglio anche delle piante al margine, perché si vede che sono un po' instabili e quindi, diciamo, quelle inclinate saranno prima da tagliare e dopo verranno allestite alla stessa maniera. Siamo sul bosco di Grigno, è un bosco con una struttura che sembra diversa da quella di Enego, perché si vede che c'era più attività biologica, non so perché, se è un bosco di 80 anni, probabilmente fatto un rimboschimento dopo Prima Guerra Mondiale, però o c'erano le condizioni di esposizione, magari di terreno più favorevoli, sembra un bosco più fertile, che ha avuto incrementi anche maggiori, e si vede che c'è una buona attività biologica dal fatto che non ci sono rami secchi fino in fondo alla pianta, i tronchi sono abbastanza ben puliti, diciamo, dai rami secchi. E qua poi l'apertura non è così enorme come in altre zone, quindi il problema, beh, oddio, dal punto di vista assestamentale su Grigno bisognerà che venga rifatta la pianificazione, perché ovviamente con questa massa di legname che è caduta a terra bisogna rivedere tutte le riprese e tutta la pianificazione del bosco. Ma dal punto di vista selvicolturale, probabilmente questa è una zona che una volta utilizzata si rinnova abbastanza facilmente, perché è una fratta lunga, ci sono i margini del bosco abbastanza vicini, quindi probabilmente i semi che cadono riescono a rinnovarsi abbastanza facilmente. Qui vediamo la macchina che sta allestendo del legname, diciamo che la squadra tipo è formata da un operatore alla macchina e un operatore a terra. L'operatore a terra, le operazioni che fa sono abbastanza limitate, interviene solo nel momento in cui la pinza della macchina, la testa processore, non riesce a prendere bene e a distaccare la ceppaia. Quindi anche da un punto di vista della sicurezza, diciamo, siamo a favore di sicurezza, cioè l'operazione più rischiosa è proprio quella del boscaiolo. La sua operazione è limitata nel tempo, operazioni molto concise, e quindi anche la probabilità di farsi male è limitata. È ovvio che sia l'operatore a terra e anche l'operatore sulla macchina devono essere delle persone molto specializzate,
L'operatore a terra generalmente ha seguito dei corsi specifici per il distacco di ceppaie da piante schiantate, quindi non è la classica pianta abbattuta in bosco con certe regole. Qui invece siamo in presenza di tronchi sotto tensione, che nel momento in cui si va a staccare la ceppaia potrebbero rimbalzare a colpi di frusta, e quindi diciamo la situazione di pericolo è evidente, senza pensare al fatto che la ceppaia, nel momento gli viene a mancare tutto il fusto, potrebbe anche ribaltarsi o in avanti o in indietro, quindi bisogna anche stare attenti a questi movimenti improvvisi della ceppaia. Per quanto riguarda gli operatori che stanno sulla macchina, allora qui diciamo anche a livello europeo possiamo fare una distinzione. Gli austriaci sono un po' come diciamo noi italiani, non abbiamo una scuola specifica per l'uso di queste macchine. Diciamo in Italia, ma anche in Austria, Germania, nel momento in cui viene venduta la macchina, il venditore fa un corso specifico sull'uso di quella macchina. Nel nord Europa, quindi parliamo Estonia, Finlandia, paesi baltici, invece ci sono delle vere e proprie scuole per usare queste macchine, tant'è che gli operatori che scendono dal nord Europa arrivano qui con un attestato con i vari livelli. Si parte dal livello 1, che è base, per il 4, che è il massimo dell'uso della macchina.